Sette volte al cospetto di Pietro in 20 anni, le mani strette a 3 diversi pontefici, Fidel e i papi. La prima volta nel 96 con San Giovanni Paolo II, 35 minuti di udienza privata. Da lì la prima storica visita nel 98 a Cuba, quei 4 incontri in 5 giorni, arrivo, partenza, visita ufficiale, poi a sorpresa Fidel va alla messa in Piazza della Rivoluzione. Nel 2012 Benedetto XVI visita L'Abana, il leader Massimo lo va a trovare Nunziatura con una serie di domande su fede e liturgia a cui Ratzinger risponde volentieri. Infine, ormai malato e in tuta blu, l'abbraccio con Francesco e il 20 settembre del 2015, questa volta è il Vescovo di Roma a trovarlo a casa sua. Una visita di toni affettuosi e commoventi. Un dialogo con un regime, si potrebbe anche dire con una dittatura, perché nelle letture storiografiche per molti è una dittatura addirittura sanguinaria, feroce, via dicendo. Cosa insegna? Insegna quello che il Papa Francesco sta dicendo dall'inizio del suo pontificato. Fare ponti, costruire ponti, tirare su ponti è più efficace che creare o tirare su muri. Io ho il coraggio di dire, preferisco discutere con uno che la pensa completamente diverso da me, perché sono convinto che accordi trovo, che quelli altri che si dedicano soltanto a levare muri e non hanno il coraggio di dire quello che dovrebbero dire, che la loro soluzione, fra virgolette, è la guerra. Era alla fine di dicembre del 73, io ero stato invitato a fare una conferenza stampa per parlare di quello che stava succedendo nel mio paese, in Cile. Già a un certo momento, a metà della conferenza stampa, io vedo entrare dal fondo della sala il presidente Fidel Castro, come lo si vede nella foto, che finì, si sedette davanti e nelle prime file gli aspettò che io finisse di rispondere ai giornalisti, dopodiché mi avvicinò e mi portò via e abbiamo continuato a parlare per altre 2 ore. A lui lo incuriosiva molto il fatto che io fossi un cattolico, che avevo creduto in un processo di cambiamento come quello cileno e quindi era molto interessato in sapere i punti di contatto fra il Vangelo e i processi rivoluzionari.